Oh, ragazzi, bentornati sul canale di Cinema sul futuro. Oggi sono, guardate come sono bello pettinato per questa puntata particolarissima, un po' troppo illuminato. Vabbè, a causa di StreamYard le impostazioni sono un po' diverse da quelle che utilizzo normalmente su OBS, però insomma ci organizziamo così. Stai appannato? Appannato in che senso? Mi vedi appannato come colorazione o mi vedi appannato nella vita? Cioè, possiamo risolvere così. Ecco qua. No, se è storta la capa di morto. Come colorazione, vediamo, forse cambiando la luce, mettendo un colore caldo, può darsi, forse, vabbè, troppa luce, aspettate. Non è cambiato assolutamente niente. Vabbè, ho inviato delle iene palese. No, assolutamente no. Ciao Angelo, meno male che sei arrivato tu. Stavo per tirare fuori il cap. No, Frank, me lo fai anche leggere sta roba. Va bene, ragazzi. Oggi è il mercoledì. Il mercoledì, come da nuovo format, cioè come da nuovo palinsesto, abbiamo deciso di fare una giornata con ospite o con ospiti. Quindi in futuro magari può essere anche semplicemente un salotto dove si chiacchiera. L'abbiamo battezzato Ospite il Curiamo i vostri mali. chiaramente è un format che andrà a sostituire quelle che erano le Doc and Night, perché sostanzialmente le Doc and Night, per chi le seguiva all'epoca, sa che andavano a toccare argomenti e un linguaggio non proprio adatto, ma neanche, cioè, su qualsiasi piattaforma è adatto. Infatti, il meme era la live rimane, perché puntualmente a fine live veniva cancellato. Al di là di questo, il fatto che si chiami Doc and Night per un pubblico nuovo potrebbe risultare un impedimento. Cioè, se dovesse arrivare gente nuova, legge Doc and Night, non apre neanche la live, perché no, non mi interessa Dokkan, non può mai sapere che in realtà si parla di altri. Quindi, e perché ci sarò io in quel salotto? Ma se vuoi venire, Lunarix, sei benvenuto, però sappi che ti verranno fatte delle domande scomode. È una bella roba per questo. Ma purtroppo qua non si può fare quella roba. Non si può fare. Quindi è una fregatura? Sostanzialmente è anche una fregatura per me, perché se ci pensate, il fatto che venivano demonetizzate per il linguaggio, il fatto che poi venivano cancellate per evidenti problemi, e io non ci ho mai fatto un dollaro da quelle live, non ci ho mai monetizzato nulla, e sapete bene che per almeno 2 anni consecutivi stavamo in live tutte le sere. Quindi sono 2 anni di lavoro gratuito. Quindi ci riproviamo su questa piattaforma cercando di farla un po' più edulcorata, e oggi invece abbiamo come prima puntata un amico, un ospite, uno youtuber, un content creator che non sa cosa gli aspetta, perché come potete leggere dal titolo della live, oltre ad essere ospite, è il senzu della vita. Capirete, capirete. Allora, lo facciamo entrare, lascio la parola un po' a lui, che magari si vuole anche presentare. Salve Angelo, salve ragazzi. È Salve, dottore. Cosa un state piacere. gustando? Le sue pettole? Questo Ma come il parli piscio bene? di mia nonna. No, mi dissocio. No, è Monster, è una Monster.
Una Monster, ho un capito. calice per darmi un po' più Ma di tono, visto la lei mi sta cravatta. insultando in diretta. Come si permette di bere una Monster in una mia live? Io che sono un sostenitore della Pepsi, io che ho addirittura gli occhiali della Pepsi. A proposito di occhiali, io li ho fatti nuovi apposta per oggi. Mi si erano rotti, ho avuto premura di cambiare un paio di occhiali perché ho detto, come minimo. Incredibile, incredibile, che onore. Comunque, Ma c'è un ragazzi. omonimo in chat che si chiama Masullo e mi saluta. Ciao, omonimo. Ciao, ciao doppio Masullo. Se posso presentarmi, se mi concedi di presentarmi. Certo. Allora, mi chiamo Livio, ragazzi. Ho un canale YouTube piccolino, però mi diverto. Il nome è quello che vedete su StreamYard, Spawn. Ma Si pronuncia come si così. pronuncia? Spawn. Spawn come Come il il verbo supereroe. spawnare. Ah, come spawnare? È un Ok. nome molto a caso, non ha un motivo reale. Lo creai da piccolo e mi è rimasto, ma non vuol dire letteralmente un cazzo. Che vuol dire che non vuol dire niente, non ha senso. Non ha senso. Non ha senso. Ma lo cercheremo in questa live, il senso. Hanno scritto oggi che Avenna ha una faccia strana. Questa cosa che vengo scambiato per caverna in modo ironico e non è una cosa che va avanti da almeno 4 anni, credo. Vabbè, tranquillo. Saluti dall'Argentina. Ricambio, Masullo argentino. Incredibile. È tipo un Diego Armando Maradona Ma di pensa che Tocca. io quando ero piccolo giocavo a PES, io prendevo l'Argentina, cambiavo il personaggio, lo facevo a mie sembianze e lo facevo giocare in Argentina. Io giocavo a Winning Eleven quando Quindi ero lui in piccolo, realtà no? è una proiezione di me stesso che gioco a PES. Hai creato quest'essere che ha Ho preso creato vita. quest'essere Sei una argentino. specie di papà. Dovrebbe essere la puntata di Black Mirror, se ci pensi, il tuo avatar che dopo 20 anni ti viene a cercare Preso perché vita e mi vuole viene a scrivere: Oh, stavo ricongiungersi ancora al proprio aspettando che finisci padre. il campionato. Merda, E tu dovevi ritirare, dovevi ritrovare quel gioco di PES pezzotto di 20 anni fa per quello. finire e salvargli la vita. Che Eh sì, dai, poesia. papà, ma solo raccontaci una storia. No, oggi sarà Livio a raccontarci un po' di cose. E adesso lo mettiamo subito sul patibolo. Mamma mia. Sì. Allora, se hai captato il nome della live Sì, e della l'ho trasmissione, captato, il senso della captato. vita, va un pochino a scimmiottare quello che era la trasmissione condotta dal collega, poi Bonolis, che ormai si può chiamare collega. Quindi possiamo definire Domenico una specie di Luca Laurenti, se tu sei Bonolis. Si può dire così, volendo. Si Vai, può sono dire così. pronto. Cioè, non sono pronto, proverò a essere pronto. Ma più che altro, vediamo se è pronto il mio PC a reggere questa Va cosa. benissimo. Nel Allora, frattempo io ti adesso racconto la mia farò una mattinata, se domanda. vuoi. Nel Com'è? Una mattinata? frattempo, se vuoi, ti racconto la mia mattinata mentre si carica. No, raccontala ai ragazzi, facci sapere un Va po' bene, cosa hai fatto racconto. nel tempo. Sono Ho visto stato l'erba gatta. praticamente. No, io sono stato mezz'ora questa mattina in un recinto con un cavallo, con mio fratello, terrorizzati che potessimo essere attaccati dal cavallo. Non ci ha attaccati, è un cavallo molto buono perché mi serviva per un video. Solo che pensavamo di trovare anche l'aiuto dei proprietari, che non c'è stato. Ho detto, andate, andate. E siamo rimasti con questo cavallo molto bello, un cavallo bianco, per girare per YouTube. Ma dice che uno per YouTube non ci tiene. Oh, ecco qua, sta cambiando qualcosa sullo schermo. Eh sì, passa già la prima Ok. immagine. Sei un No, mazzo di comunque finisci di carte. raccontare questa storia del Niente, cavallo. quindi Anche perché praticamente magari dopo, dovevamo fare un video. se avanza il tempo, lo facciamo la reaction al tuo video che è uscito un'ora Dovevamo fa. fare un video in cui c'era questo cavallo e è stato complicato perché non riuscivamo minimamente a tenerlo a bada. Veramente, veramente tosta come cosa. Però è stato divertente. Molto molto divertente, devo dire. Vai, sono pronto, mi hai incuriosito. Mi hai messo questo mazzo di Ok. carte davanti. Parlaci un po'. Allora, la prima immagine è questo mazzo di carte. Che cosa ti suscita questa immagine? Allora, mi suscita la magia, perché tu lo sai, io mi diletto ogni tanto, mi diverto a fare i giochi con le carte, e quindi il primo pensiero è proprio questo, la magia. Tra l'altro è un bel mazzo, mi piace questo blu sul nero. Quindi se devo Visto? dirti il C'ho primo gusto. pensiero è la magia, e mi ricorda la magia, mi ricorda molto le scuole medie.
perché io iniziai a fare questi giochi con le carte alle scuole medie e rompevo tantissimi coglioni ai miei amici che si annoiavano chiaramente di vederli. Andavo lì abusivamente, dicevo: "Oh, guarda, 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 guarda". Poi facevo pure schifo, quindi era pure brutto da vedere, secondo me, ai tempi. Allora, io vi assicuro, ragazzi, che Livio mi ha lasciato molto spesso senza parole Ma sono con la passati pure più di 10 anni adesso. Quando ero piccolo ero quindi, questo bambino insomma, ciccione una lode a abusivo. come ti sei allenato, perché è veramente incredibile. Ma non hai mai pensato di fare questa cosa della magia, uno step successivo, qualcosa che tipo potesse far guadagnare qualcosa, un lavoro? Allora ti dirò, io quando ero lontano, avevo 13 anni, quindi 2008-2009 più o meno. Facevo appunto magia con le carte. Ai tempi su YouTube c'era Mille Accendini che faceva giochi di magia. Poi Mille Accendini, non Meraviglioso. so se lo sai, ha fatto una fine proprio trash. Ha fatto ogni tipo di video possibile, Coca-Cola e Mentos e cose del genere. E quindi avevo lui come simbolo e volevo farlo, solo che effettivamente ero un bambino che aveva a disposizione una telecamera di quelle là con la cassettina dentro. E ci provai, nulla, non andava, ero troppo piccolo. Poi questa passione l'ho totalmente persa e mi è tornata così a caso qualche anno fa, forse 2 o 3 anni fa. Però attualmente no, perché a livello di spettacoli, eccetera, è una cosa che non saprei come fare e come mettermi in gioco. E per quanto riguarda YouTube, non è che satura, ma ci sono quei 2 o 3 canali che hanno praticamente un dominio totale ed è assolutamente. Monopolizzato, sì, Sì, hanno monopolizzato perché YouTube. oltre ad essere monopolizzato, si è creata proprio una cricca. Che tu o fai parte di quella cricca o è un tipo di ambiente nel quale non riesci a entrare. Io penso Quindi. che il fatto che tu abbia un canale molto divertente, dovresti sfruttare il fatto di essere umoristico, buffo, Sì, ma infatti, assurdo, anche con la magia. proprio perché io non mi pongo alcun tipo di limite sul canale, perché per me il canale è semplicemente le idee che ho, le butto giù. Potrebbe pure essere che un giorno se ne esca un video con la magia e che faccia qualcosa, però Io attualmente lo non ho idee su aspetto. questo. Io non ti chiedo un'esibizione adesso perché non, sicuramente non te la sei preparata e non Ma saprei guarda, nemmeno che. si può fare tranquillamente. Se mi dai un attimo che prendo le carte, si può fare tranquillamente. Magari, non lo so, siccome Come, le cioè, nel immagini sono senso. tante. Vai, allora veniamo avanti con le Ragazzi, immagini. se Vai, vi se. sto ghostando è perché sto un attimino dando importanza all'ospite, però vi sto leggendo tutti, non posso interrompere il discorso per ogni commento che leggo, ok? Vi sto comunque leggendo, tranquilli. Allora, andiamo avanti, che dici? Magari la facciamo Andiamo avanti, dopo, vai. il trick magico lo facciamo dopo. Allora, cosa vuoi sapere? Cosa mi rappresenta questa immagine? Vuoi sapere qual è stato il mio primo pensiero? Sì, vabbè, tu Allora. sai bene perché l'ho scelta. Sì, ma non è stato il mio primo pensiero, se ti può interessare. È un pensiero molto Ok. laterale, il mio primo Allora, pensiero. secondo me hai pensato Ciccio Gamer. No, ho pensato a Caverna e io il bambino piccolo che lo abbraccia. Però, No, ma sei un tenerone. no, 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 aspetta, aspetta, non con scopo di Cuddle, scopo coccoloso, ma tipo Jaotsu e Tenzing. Cioè, Jaotsu e Ah, Nappa. tipo Cioè, tipo, tu che esplodi. addio Tenzing. Una cosa del Ok. genere. Se poi vuoi l'altro pensiero, quello magari più cioè meno diretto ma più sensato, è per il mio vecchio canale YouTube che mi fu tristemente bannato. Esatto, io volevo toccare questo tasto anche per far capire ai Quello ragazzi è del un momento secolo che tu di hai avuto un passato distrutto dalla piattaforma che tanto stiamo odiando ultimamente. Neanche a farlo apposta, proprio prima mi ha fatto fare un sondaggio YouTube dicendo cosa ti piace e cosa non ti piace. E io Ok. ho tenuto comunque a rispondere a tutte le domande, che odio il fatto che uno non ha libertà di pensiero e non può esprimersi in un certo modo, perché se si arrivano gli strike, YouTube non frega un cazzo di te. Sì, E no, non sei effettivamente, nessuno, non sei per nessuno, spiegarlo ai ragazzi in chat, devi veramente avere dei numeri così elevati da sì. influenzare, altrimenti non sei nessuno. Se ne fregano, se non gli fa entrare un botto di soldi, allora non frega un cazzo. Giustamente pure, in realtà, perché c'è tanta di quella gente su YouTube. Se si mettessero a dare conto a tutti, sinceramente, uno non ne uscirebbe. E per spiegarlo ai ragazzi in chat, praticamente
qualche anno fa, quando ci fu la Blue Whale, io creai una serie di video in cui imitavo la Blue Whale in modo molto ironico e molto goliardico, ma chiaramente goliardico. Cioè, per dirvi, mi coloravo la pelle col pennarello rosso per fingere fosse sangue, ma facevo vedere il pennarello. E le persone si arrabbiarono per questa cosa perché ero pericoloso, davo un brutto messaggio, un brutto esempio, e quindi iniziai a subire una serie di strike incredibili che mi buttarono giù il canale nel giro di una settimana e mezzo. Però Peccato facendo perché avevi numeri fatto bei assurdi. numeri con quei video. Sì, ma infatti mi credi, fu una bella batosta perché ci avevo messo comunque molto impegno e molta dedizione, per quanto fossero video stupidi, comunque dovetti fare cose che ai tempi non sapevo fare perché montaggio video, editing e cose del genere non mi appartenevano assolutamente, quindi dovetti mettermi lì e imparare a fare queste cose per poi trovarmi totalmente buttato giù come se niente fosse, per niente, perché YouTube mi disse: guarda, il tuo video non è bannabile, me lo bannò comunque. Sì, perché te lo bannò una volta, hai fatto ricorso, te l'hanno tolto e te l'hanno ribannato. Ti Sì, hai ma rimandato cioè, due mi strike sullo stesso hanno video. tolto il ricorso. Questa è stata la cosa brutta, che mi hanno detto: Sai a guarda, chi è il video capitata una non... cosa simile? Ad Aldo Jones. Pure a lui, per Sì, copyright, capito, immagino. però erano strike sui copyright. Immaginavo. Vabbè, lui è un genio, cioè, secondo me lui merita proprio una piattaforma a parte, perché YouTube è limitante. Cioè, lui che ha quelle idee, quel modo di fare, Ma infatti ha capisco che... smesso praticamente. Ma sì, perché YouTube trailer ti buttano giù col copyright e la privacy tantissimo, no? È roba tua, addio. Quindi Vabbè, lo comunque, capisco. vabbè, spero che i ragazzi in chat sappiano la questione Blue Whale, cioè non è che dobbiamo sacrificare cos'è la Ma Blue Whale. penso di sì, cioè, devi aver vissuto su Marte per non conoscere la Blue Whale, ci No, infatti, passavamo oppure tutti devi i essere giorni. nato adesso, ma non penso che il mio pubblico è nato adesso. Andiamo avanti. Vai. Ecco. Ah, questo è, ragazzi, questo è il mio matrimonio. E qua mi accoglie sul personale. Questo era il FantExpo del 2018, credo, 2 anni fa. Sì. Il mio primo e unico FantExpo. E c'era questo stand del Signore degli Anelli, se non mi sbaglio, con quest'altarino. E stavo con Domenico, faccio: Domenico, vogliamo approfittare di questo stand? Lui chiama un cosplay di Bruco Gianluco che arriva, si fionda. Sì, quello è un cosplay di Bruco Gianluco, se non erro. Sì, E sì, sì. non ci pensa 2 volte, si fionda totalmente da Domenico e quindi anche da me. E ci facciamo questa foto in cui stiamo cerimoniando la nostra unione in mezzo a tutte queste persone. Sai che mi hai rubato il matrimonio dei miei sogni? Lo so, ma non fu colpa mia, fu Bruco Gianluco. Allora dobbiamo distruggere Bruco Gianluco. Annichiliamolo, annulliamolo dall'esistenza. E quindi sì, fu Frank, una bella giornata. scusa, rispondo un attimo a Frank che parla del palinsesto, perché questa settimana è ancora un test. Voglio prima completarla questa settimana, capiamo, e poi insomma facciamo questa cosa del comando. Anche del comando è interessante fare un comando che faccia uscire i giorni della settimana con i vari programmi. Però insomma, questa è la prima settimana. Io ci vado sempre piano, si va sempre lentamente. Allora, com'è stato sposarsi con Caverna? Interessante, anche perché io in quel momento gli dovevo davvero molto, perché mi salvò letteralmente la vita da un'ipotetica voglia di ammazzarsi, perché c'era lì questo ragazzo che mi stava praticamente prendendo, mi stava rompendo le palle in una maniera incredibile tutto il giorno, non Ah, si quindi era un staccava. ammazzarsi goliardico, metaforico. È goliardico, ammazzavo lui, No, ammazzavo. ci dissociamo ovviamente. Ci dissociamo. E praticamente... Cioè, questo che mi parlava. Io non lo conoscevo questo ragazzo, chiariamo. Io ho Ci avevamo capito chi è, conosciuti sul perché poi posto. dopo che ha staccato voi, ha attaccato con altri. Sì, ma lo so. Infatti, lui vide questa situazione, essendo già stato colpito lui in prima persona da questa persona. Mi venne a salvare e quindi andammo a passeggio per la fiera. Nonostante, però, dopo questo momento mi si ruppero gli occhiali. Tra l'altro, un momento bellissimo.
E io stavo lì con gli miei occhiali spezzati, triste, che non sapevo come fare perché stavo a un'ora di macchina da casa, tra l'altro, e senza occhiali non vedevo niente. E c'era questo ragazzo che mi si avvicina l'altra volta con me lì che faccio: no, bah, che palle, porca. Lui: ah, lo sai, dicono che mi masturbo sui dinosauri. Non ricordo questa storia di bellissima. Lo Oddio, so, lo sta. so. E ci tenne, cioè mi tenne, Ah, a faceva gli proposito, è amici uscito che l'off topic, siccome allora, una cosa che off screen che chiaramente i ragazzi non sanno. Io sono stato al compleanno di Livio quest'estate, poco prima che ci più chiudessero, si poteva, non era o meno. zona Sì. rossa, ragazzi, noi abbiamo fatto Prima niente di. che successe il boom negativo della seconda ondata, sono stato al suo compleanno. E la sera del suo compleanno, mentre stavamo un po' allegri, Ah, a proposito, abbiamo ho mandato un sentito messaggio. Abbiamo mandato un messaggio a questo ragazzo. Mamma mia, il Wall of Text a Domenico, tutta la sua vita che mi ha raccontato, incredibile. Ma come stai? Ma ti masturbi ancora sui dinosauri? Dopo 2 anni, un messaggio a casissimo. Domenico mi Lui sono per brillo. contento, tranquillamente. Ma adoro. Vabbè, andiamo avanti. Insomma, abbiamo anche Vai, vai. esteso questa storia del matrimonio. Sì, magari questa è quella giornata, è quella. Comunque, mi auguro che facciate 25 anni di matrimonio. Mamma mia, speriamo. Andiamo avanti. Beh, andiamo avanti, andiamo Questo è un po' avanti. ambiguo, eh? Ah, allora, questo mi ricorda forse la pagina Facebook più importante che ho mai gestito, Dottor Commodore, fino Esatto. a qualche anno fa. E diciamo che io in realtà sin da quando ho 16 anni, credo, forse 15, ho gestito pagine Facebook, alcune grandi, alcune piccole, e le due più grandi sono sicuramente, a livello di numeri, le Giappominchiate degli Anime e poi Dottor Commodore, però probabilmente la più ricordata dal passato è Sgorgo Intestinale. Quindi questo è un Ok. excursus delle pagine Facebook. E niente, effettivamente questa è una pagina che ho gestito per anni, con la quale poi siamo rimasti in brutti rapporti con gli amministratori, non tutti gli amministratori e moderatori, con molti amministratori e moderatori, e quindi attualmente non ho proprio nulla più a che fare con questa pagina né con il gruppo, perché abbiamo avuto una serie di battibecchi, una serie di discussioni. Io Però questo per sicuramente esempio non lo sapevo. è stato un qualcosa che mi ha dato, come dire, un piccolo trampolino di lancio nel web, perché ho ancora persone che mi seguono, persone tra gli amici che ho conosciuto tramite la pagina, più Ma tramite sì, il ma gruppo infatti che anch'io ti ho la pagina. conosciuto per quello. T tante persone, anche di quel Fant Expo, si ricordano di te proprio per questa cosa di Dottor Ma Commodore. anche lo stesso Dario, io diciamo lo conobbi veramente grazie alla pagina, perché Dario, Domenico, poi Domenico già lo conoscevo, però diciamo che il boom arrivò quando, gestendo la pagina, avendo un gruppo grande, c'erano anche persone più conosciute nel gruppo. E si creò che poi comunque tuttora è una bella community, niente da togliere alla. C'era una mosca, non sto impazzendo, niente da togliere alla comune. Sgorgo Intestinale era di un mio amico, scusa, mi è scappato l'occhio sulla chat. Sì, era di Gaston, no? Di Gas. E c'erano un sacco di ragazzi che lo amministravano in realtà, però principalmente Sgorgo era lui, Gas. Aspetta che controllo se siamo ancora in live perché c'è stato un crash. Ah, ok, vai. Beh, credo tu mi senta anche in ritardo. No, in realtà mi Tra l'altro. sembri in contemporanea a livello di immagine su schermo, però non sono sicuro al 100%. Ok, comunque io mi sono perso alcune cose, tipo stavi parlando di Gaston, non so chi sia. Era il ragazzo che creò Sgorgo ai tempi. Ok, ah, e dice Zero Shift che lo conosce di persona, che abita vicino a lui. Sì, ho letto, ho la chat a fianco, ogni tanto ci butto un occhio, ma non mi sto dedicando molto alla chat per rispondere principalmente alle tue domande, per Ma tu cercare il senso della c'hai. vita. Tu c'hai Twitch aperto? Sì. Ma ce l'ho mutato in pausa perché altrimenti mi si blocca tutto, perché qua ho pochissima connessione. Vabbè, beh, penso puoi vedere comunque tutto da StreamYard, anche la chat. Come faccio? Sulla Ah, comments. Ha tua c'è. senso, c'è comments. Ecco, ah, perfetto, mamma mia, Sì, risolto. la puoi chiudere, magari laghi di meno. Sì, l'ho tolta. Domanda, ti gestisci pagine attualmente? Te la fa No. Frank.
attualmente nulla, zero proprio. Cioè, ho il Sì, canale sì. YouTube che mi dedico principalmente a quello. Sinceramente, mi dà noia adesso creare contenuti per Facebook perché mi rendo conto che appartengo forse a quella guardia un po' più boomer di Facebook. Non che io sia un boomer, ma che i meme attuali sono totalmente diversi dal tipo di meme che si facevano 10 anni fa. E mi fanno ridere un sacco, però non saprei crearli. Quindi no, per questo. Charles invece ti chiede cosa ne pensi di Your Name. Ragazzi, a me Your Name piace. No, no, non lo reputo un capolavoro, però mi piace, cioè mi ha intrattenuto. Non è brutto per me. Ok. Sicuramente non è un Vabbè. film che, cioè, l'ho visto una volta, quella volta mi è piaciuto, non l'ho più rivisto, non l'ho più. È rimasto lì, ma è rimasto nei miei ricordi, fine, Sì, non è ho uno di più quei film ricordi. che neanche io avrei voglia di rivederlo. Forse Ma poi, non andiamo avendo avuto avanti. voglia di. Vai. Io ne ho due in camera attualmente. Uno, se lo vedi, è qui in alto. Dove sta? Non Ragazzo, qua, penso che vedi? la telecamera lo stia inquadrando. Ok, è sopra il mio, no, cioè, si vede in cam, sopra il mio dito. E poi l'altro Sì, è sì, questo sì, sì. qua, piccolino, che mi regalasse proprio tu e Domenico. E Esatto. effettivamente, ragazzi, io penso sia una delle figure più belle e tenere mai create nell'intrattenimento. Cioè, io quando guardo The Mandalorian, sinceramente, ogni volta che compare e fa cose mi viene da ridere. È Ma non voglio bellissimo. fare spoiler sull'ultima stagione, perché magari qualcuno non l'ha vista ancora, che sta uscendo comunque da poco. Ma ha delle scene nella seconda puntata, soprattutto, che secondo me sono fantastiche. Io Cioè, io sono purtroppo più non l'ho ancora con. vista perché no, non sono cliente Disney Plus. Io purtroppo sono cliente Disney Plus. Sono uno di quelli che si è fidato ciecamente della Disney e l'ha preso nel culo. Perché, per quanto l'abbonamento sia molto poco costoso, è arrivato secondo me un servizio mozzato. Poi il Covid non ha portato il 90% dei contenuti interessanti. Cioè, Sì. arrivati mo al 18 novembre dovevano esserci tipo due serie Marvel online. Zero, ovviamente, perché non hanno potuto girare. Quindi il mio abbonamento annuale verrà rinnovato probabilmente per guardare ciò che davvero mi interessa, che uscirà l'anno prossimo. Ma poi il floppone che hanno avuto con Mulan, cioè Ma l'idea se lo assurda. meritano. Io già ti pago un servizio a pagamento che tu mi dai pure, mi puoi far pagare 21 euro per un film che tra l'altro già odora di flop. Cioè. No, non esiste. Io sono contro questo tipo di cosa perché tu devi fidelizzare e non puoi farmi pagare non solo un abbonamento, ma pure un extra. Dovresti ringraziare chi ti ha dato fiducia all'inizio, non metterglielo col posto. Infatti, In più c'ha un sacco specialmente di all'inizio serie. dovresti partire col botto. Allora, all'inizio mi seguo Mandalorian, nonostante fosse uscita da mesi, settimanale. E c'era tutta quanta già. DuckTales c'è solo la prima stagione, quello originale c'ha tipo 4-5 puntate anziché tutte le stagioni, un sacco di serie c'hanno qualche stagione e poi basta, molte non hanno la lingua italiana, molte non hanno manco subita, ma io che ti sto pagando? Cioè Infatti. io ho visto due o tre cose, mi sono messo a vedere addirittura i nuovi film esclusivi per bambini, pur di guardare qualcosa e dire facciamo valere questo abbonamento. Guardai, mo mi sfugge il nome, comunque questo film sulla falsa riga di quei film anni 90 con i bambini protagonista. È il tipo lui che c'è un amico immaginario che è un orso, se non mi sbaglio, cioè non mi ricordo neanche il titolo, però dissi pur di far valere l'abbonamento, sinceramente io ci butto quest'ora e mezza e mi guardo sto film. E mo non lo apro, cioè lo apro una volta a settimana per Mandalorian e basta. Sta lì. Vabbè, ma io figurati pure io sia con Netflix che con Prime non avrei mai tempo di guardare qualcosa che sia anche su Disney Plus. No, ma secondo me Prime quest'anno ha fatto le cose migliori, sta portando un sacco di contenuti in esclusiva, serie nuove, serie originali, cioè Netflix per me pure sta calando un sacco, io ho sempre meno voglia di utilizzarlo. Sì, no, quest'anno ha spaccato Prime. Tra Vabbè, The mo Boys. molto influito The Boys è Sì, influito parecchio. assolutamente. E mo il prossimo anno, cioè inizio dell'anno dovrebbe arrivare la serie su Invincible. Sì, che pure mi incuriosisce un sacco. Io l'ho Quello è letto tanta tanto roba. A tempo fa. me è un fumetto, quando qualcuno mi chiede, mi consiglio un fumetto americano piuttosto che un manga.
No, non ho chissà quante cose da consigliare perché non sono un grande lettore Marvel o comics in generale, però Invincible lo consiglio sempre. No, ma è una grandissima opera. Io mi ricordo quando iniziai a leggere, rimasi totalmente colpito dalla crudeltà, dalla realtà. A me piace quando tu mi dai un prodotto, sì, supereroico, fantastico, che però comunque abbia dei rapporti reali. Sì, ma infatti per dire anche Kick-Ass Sì, qualcosa che mi ha colpito Kick-Ass, parecchio, mi è piaciuto un sacco pure quello. cioè, è una bella batosta di continuo, soprattutto. L'equivalente del 2, diciamo, le varie morti che ci sono. Io mi ricordo, rimasi scioccato dal sangue che c'era nel fumetto. Tra l'altro, lo recuperai in edicola, Kick-Ass. Settimanalmente il volume in edicola è una cosa bellissima. Pure io l'ho preso. Comunque ti saluta Ocelot e dice Sì, ho Lillo ti letto. amiamo. Proprio in questo momento stavo leggendo. Ocelot è il E mio. aggiunge che ha dovuto aspettare 10 minuti solo per scrivere questo Vedi, messaggio. ti ho portato in Ti chiedo fondo, scusa caro. se hai dovuto aspettare questi 10 minuti, ma la restrizione di 10 minuti esiste per evitare che arrivi gente a cazzo e che si follow solo per spoilerare cose. Quindi solo per questo, cioè, esiste questa cosa di 10 minuti. Ma andiamo avanti. Vai. È un po'. Aspetta. Sì, tranquillo, Ok. tranquillo. È uscita, è uscita. Mamma mia, questo è un capolavoro. Questo è probabilmente uno dei film più belli mai creati. Sono d'accordo. Questo è il live action di Dragon Ball, giusto? Dragon Ball Evolution, Esatto. questo è Muten quando. Questo è Radish, vedi, questo è Radish Radice, tornato dalla ah, terra. è il film che non è mai uscito di Dragon Ball. Esatto. No, vabbè, ragazzi, questo per chi non lo sapesse, ma spero tutti quanti lo sappiate, è Oldboy, che è il secondo film della trilogia spirituale della vendetta di Park Chan-wook, e secondo me è un film che tutti quanti dovrebbero guardare. Tutti. Tutti, secondo Ma me. in realtà, secondo me, si dovrebbe vedere tutta la trilogia. Anche se il Assolutamente. Io terzo un invece po' il primo sottotono. trovo più weak. La mia personale classifica dei tre è Oldboy, Vendetta e Mr. Vendetta. Ok. Vabbè, in realtà è Sympathy for Mr. Vengeance in inglese, però ho tradotto Mr. Vendetta in italiano perché la simpatia non ci piaceva. Comunque, niente, cioè, è un filmone. Questo è probabilmente uno dei primi film seri che ho visto. Cioè, che intendo con seri? Nel senso che si distaccano un po' dai canoni classici. Comunque, io penso che il cinema orientale, noi siamo inguaiati qua, perché non arriva, è difficile dare piedi, è difficile proprio averci a che fare. No, poi c'è sempre quella cosa di oh, che palle, un film cinese, un film giapponese. Sì, a parte che è tutto cinese, cioè nessuno sa, riesce a vedere. Infatti, io rimasi molto colpito da Parasite che vinse l'Oscar, che è un film proprio tipicamente orientale, ed è il Ma motivo per sa, no, cui. vabbè, sai che io l'ho recuperato da pochissimo. Cioè, io ho fatto questo grande errore di non vederlo quando è uscito. L'ho visto questo inverno. No, aspetta, Me è un filmone. fine estate l'ho visto, ma porca puttana, è stupenda. A parte che ho scoperto pure che è tratto tra tante virgolette da uno degli eventi di cronaca reali. Non so se lo sapevi, Ma sto fatto. lo lessi ed è per questo che infatti quello che volevo collegarmi è che in Italia a molte persone non è piaciuto proprio perché quel tipo di realtà per loro è surreale. Cioè Sì, io ho non è letto di... concepibile che ci sia un tizio in Sì. casa. Cioè per loro è impossibile, tutti quanti non riuscivano a credere a questa cosa, quando in realtà la realtà povera orientale è molto diversa dalla realtà povera nostra. E se non hai un minimo di conoscenza della Corea, del Giappone, anche un po' della Cina, però la Cina quella un po' più tranquilla. Tipo Taiwan più che Pechino, non ci arrivi a queste cose perché per le persone è impossibile, quando in realtà sono cose che succedono. Sono paesi totalmente diversi dai nostri e la gente dice: non riusciamo a crederci. Infatti, no, che è sta stronzata come ha fatto a vincere l'Oscar, questi film di cui non si capisce niente. Ma in realtà, non è affatto così. Secondo me, è stato un filmone. E tra l'altro, andarlo a vedere al cinema fu, tra virgolette, un parto, perché stavamo andando io e la mia ragazza la sera di San Valentino, mi avvicino alla cassa, chiedo due biglietti per Parasite, tipo delle 11, 11 meno 10, 11 meno 10, mi danno i biglietti, entro in sala, mi siedo, alle 11 meno 10 non inizia. Cioè, è possibile, è strano, è sempre preciso il cinema qua. Niente, non inizia, inizia alle 11 un altro film. Che era tipo Dead Island, no Dead Island, un film Vai, vedi, comunque vai di... alla sala. No, c'erano dopo i biglietti per un altro film. Cioè,
Cioè, io chiesi Parasite dicendo Parasite e mi trovai con i biglietti per questo film che aveva un titolo totalmente diverso, che comunque era un film che volevamo vedere in generale, ma non quella sera. Fu proprio un film di merda, cioè fu un pessimo film. Ma mi sfugge il nome, comunque sono questi ragazzi che finiscono su un'isola, vengono drogati e... L'incipit era interessante, forse l'isola della morte si chiama, non mi ricordo, Vabbè, mannaggia. assurdo sto fatto, veramente assurdo. Sì, Vabbè. faccio. Ah, che bello, finalmente! Parasite, parlano tutti! Poi No. quando l'hai recuperato? Un'altra sera. Dopo 2 o 3 giorni andammo lì terrorizzati, proprio controlliamo che ci sia scritto Parasite, non siamo. Quando è andata sta stronzata, non esiste proprio. Ma assurdo. Ah, tra l'altro, Vabbè, altro film io sono coreano che voglio andato avanti. consigliare a questo punto, Train to Busan. Questo, ragazzi, Vabbè, è meraviglioso. magari ci dobbiamo tornare sul discorso cinema. Sì, pure sarebbe una cosa Possiamo interessante da fare una fare, live che a bello. parte dove possiamo È chiamare anche più bello. persone. Allora, ragazzi, questo io, è Merrino, tutti quanti lo conoscono. Se vedo Merrino, il mio primo ricordo, cioè il mio primo pensiero, è lui che mi imbocca una mozzarella, sembra al Fat Expo. Dove io mi inginocchiai davanti a lui, fammi mettere una mozzarella in bocca. E... Non vi dico il motivo perché su Twitch potrebbe. Cioè, non è da dire su Twitch probabilmente. Però la conclusione di questa conferenza fu lui che mi metteva una bella mozzarella in bocca con me in ginocchio. Momento molto, molto poetico, molto romantico. L'ultima volta, l'unica e ultima volta che l'ho visto Merrino da vicino. Però comunque ultimamente, mesi fa, feci un video su di lui e lui gli piacque, mi fece un bellissimo shout-out in live e è stata forse la prima persona a farmi uno shout-out. Sì, l'ho visto pure io, infatti anche per questo Fu bello, più che l'ho visto altro fu dalle immagini. bello perché comunque è una persona che mi piace, cioè io lo seguo da una vita e mi piacque il fatto che apprezzava i miei contenuti, questo mi interessò più che lo shout-out in sé, perché... È una No, persona il cui umorismo comunque tu per lui sei un genio. mi... Ma infatti mi chiedi, io ho un video che vorrei fare tantissimo con lui perché è l'unica persona con la quale potrei fare un video del genere. È proprio il mio sogno, vorrei un giorno riuscire a farlo. Però non so Vabbè, no, come... ci potresti spoilerare qualcosa? No. No, assolutamente, assolutamente. Cioè, praticamente io vorrei cucinare una carbonara, ok? Solo che... Al posto del pecorino ci Ah. vorrei mettere, sai quando c'hai i calli sotto i piedi e tipo li grattugi? Tipo il grattugio di piedi della carbonara, sia nell'uovo che poi sopra dopo e mangiarla. Io penso sia davvero l'unica persona al mondo, Marco Merrino, cioè l'unica persona in Possa fare Italia una cosa del forse. genere e poi Esatto, perché mangiarla pure. esatto, cioè. Mentre magari nel mondo, cioè, vabbè, c'era Filthy Frank che faceva cose molto peggiori. Però in Italia penso non ci sia nessuno che io conosca almeno disposto a fare una cosa del genere per YouTube. Vabbè, abbiamo visto il recente video suo, quanto estremo è stato Perciò, e cioè, fine ha fatto, tra l'altro. quindi dubito altamente che una cosa del genere potrebbe creare gli schifo o problemi, anzi. Sì, assolutamente. Comunque, molto interessante. Questo Ah, aspetta, risvolto inaspettato. Instinct Alex mi ha detto fatti due domande perché non trovi nessuno, ma io non l'ho cercato nessuno, io voglio espressamente Merrino. Ha ragione, lui cerca punta dritto. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Wow, fra, hai preso anche il box Sì, con le carte io storiche. sono impazzito. No, questo non è quello con le carte storiche, questo è quello successivo. Dove oltre alle carte storiche hanno aggiunto pure tipo Synchro e Xyz nel deck di Yugi. Sono totalmente impazziti. Ma pure io, cioè io praticamente da quando hanno messo l'anime su Netflix ho perso la testa. Perché Io mi pure vedi me lo sto guardando con la mia No. ragazza e l'altra sera mi sono visto anche il film. E io ho visto la... Vai, Perché poi dimmi, dimmi. manca la serie zero. Manca la serie 0 e manca dalla terza stagione in poi, purtroppo. Però su Prime Credo. Video c'è anche il nuovo film, Dark Side of Dimension, che non è bello quanto quello là, quanto il primo film, che secondo me è fantastico,
Però pure quello Benché è figo. Tamarro è fantastico. Ma Yu-Gi-Oh! È tutto tamarro, Tamarro, qualcosa di assurdo. E praticamente da quando è uscito lo stavo guardando per fatti miei. L'ho guardato così abusivamente che si è incuriosita anche la mia ragazza. Ci hai ragione. siamo Ah, tra l'altro, azzeccati. aspetta, ti faccio vedere una cosa. Tu Vai, continua a vai. parlare. Ci siamo comunque azzeccati. Abbiamo visto tipo una stagione in un giorno. E la seconda stagione la stiamo un po' diluendo perché devo dire è diventato pesante da seguire. E praticamente ho comprato quel box. Ho scaricato il gioco. Ogni tanto faccio dei duelli con mio fratello, con qualche mio amico prima della zona rossa. Chiariamo, attualmente siamo soli praticamente. E quindi ho perso. Ho pure il puzzle del millennio. Eccolo qua. Ho lo stesso puzzle, però non ce l'ho qua, ce l'ho nell'altra casa. Identico. Che è scomodissimo, tra l'altro, perché è un mattone. Ma mai lo indosserei, ma non perché non voglia far capire alla gente che sono azzeccato, ma perché è proprio scomodo. Se fosse comodo, io l'avrei perennemente al collo, probabilmente. Cioè, io girerei col puzzle del millennio. Allora, senti, io per anni ho girato con la freccia di Giorgio. No, allora io quando ero più piccolo avevo il portafogli di Death Note e una catenina con la LDL proprio. E poi vabbè, sto pieno di tatuaggi di Dragon Ball. Cioè, io sono tatuaggi nerd addosso, quindi figurati se me ne frego poi di qualcosa. Però ecco, è proprio C'hai un scomodo. Gogeta blu fatto di recente, tra l'altro. Sì, ma c'ho sulla spalla la sfera. Non si vede qua. C'ho la sfera con Goku. C'ho Dark Souls, Sander. C'ho un Aspetta, sacco di ti metto tatuaggi. un attimo così, dai. Ti metto un Ok, attimo così. aspetta, Vai, provo. flexa, flexa. Ah, questo tra l'altro è quel disegno di cui hanno fatto anche centinaia di magliette. Sì, esatto. L'ho fatto con mio fratello. Ce lo facciamo insieme sui bracci opposti. Poi c'ho di qua Avengers, Undertale, che è un capolavoro. Grazie, sta. E poi c'ho, vabbè, sulle gambe, che è un po' più complicato, Dark Souls e Dragon Ball, che sono Gogeta ce l'ha sulle gambe, ragazzi. io provo a farlo vedere, non so che succede. No, no, Non mi abbasso i vabbè. pantaloni, non tiro qua, li alzo. Si vede poco, però l'abbiamo visto, l'abbiamo visto. Oh, addirittura, cambio di inquadratura. Mo banno nel canale. E più di questo non ci riesco. Va bene, va bene. Va benissimo, hanno apprezzato sicuramente. Ma proprio come mai un personaggio del genere l'hai fatto su Polpaccio? Allora, in realtà tutta questa situazione Soprattutto nasce poi così da. Qua grande, cioè non è un tatuaggino, è bello mi sono grosso. fatto il bagno, mi sono fatto un coglione. Questo è il karma della mossa. Prendo un attimo un fazzoletto. Ti sei bagnato? Boom, Ok, proprio allora. LR, dicono. No, dicono boom, proprio LR. Ok, mamma mia. Vabbè, In comunque, effetti, quello è praticamente. l'artwork di cui hanno fatto anche l'LR su Tok. Ma sì, quello è proprio l'artwork più classico, più iconico di Gogeta Blu. E praticamente io l'anno scorso ho fatto tantissimi tatuaggi perché l'anno scorso ho iniziato a lavorare, quindi finalmente avevo disponibilità economica. E ho investito un sacco nei tatuaggi perché ragazzi a me piacciono tantissimo, per me sono meravigliosi. Bravissimo, O di drogavi o di tatuavi. ho detto, mi tatuo che perlomeno mi resta, e invece la droga se ne va, mi resta solamente in testa. No, e quindi praticamente qua c'ho pure Toy Story tra l'altro. No, dall'altro braccio mi sono comprato Toy Story tra l'altro. Vabbè, Mazzuto. successe che accompagnata la mia ragazza a fare un tatuaggio e il mio tatuatore aveva fatto questo disegno di Gogeta di spalle, bellissimo. Il mio tatuatore è un mega fan di Dragon Ball, c'ha cioè tutte le action figure, quando tatua spesso mette le ossa di Dragon Ball, quindi è proprio un bel mood per un Sì, stai nerd. proprio in fissa poi. E faccio, Vai ma là e dici, ok, fammi sto Goku. sì, esattamente, praticamente gli dico di fare questo Gogeta di spalle, ci organizziamo e tutto, lui mi contatta, mi fa, guarda, ma è uno spreco farlo di spalle, facciamolo fatto per bene, facciamolo full body e via. Lui impazzisce totalmente, perché lui ama Dragon Ball, abbiamo fatto due sedute da, penso, tipo 3 e 3 ore, cioè, comunque circa 6 ore in tutto ci abbiamo messo, ha E te l'ha fatto fatto. malissimo,
l'ha finito e lui si è divertito un sacco, ha fatto un prezzo secondo me stracciato per quello che è venuto fuori, perché ha usato un sacco di aghi, andò a comprare apposta dei colori nuovi Sì. per dare quell'effetto più luminoso e è venuto fuori un capolavoro secondo me. Infatti è tuttora il mio tatuaggio preferito e dubito riuscirò a superarlo con la bellezza perché poi mi piace un sacco. E in più Dragon Ball, cioè diciamo che Gogeta di Dragon Ball Super Broly probabilmente è proprio la forma finale del piacere per Dragon Ball, quel piacere proprio infantile da fanboy, È quello vero, che è tutti quanti vero. volevamo. Sono d'accordo. Almeno io mi casai tantissimo, cioè proprio. Lo sai, ci ho messo un po' a riconoscerlo. Perché io non lo seguo. Allora, ragazzi, questo ragazzo, questo di cui non faccio il nome perché non so pronunciarlo, credo mi abbia copiato un video. Credo, ho questo Mica sentore. uno, mica uno. Perché Guarda che più sta di uno. continuando. Sta Veramente. continuando. Io Sì, non sta lo so. continuando. Non lo sapevo. Sta facendo anche, sta facendo sponsorizzati da. Ma che ti... Ah, io che mi facevo gratis e interi. Praticamente io facevo video in cui contavo cose, tipo pacchi di pasta, cioè spaghetti nei pacchi di pasta, contavo strappi di carta igienica e perdevo tantissimo, tantissimo tempo. Improvvisamente, 2 o 3 settimane fa, mi trovo, mi manda questo video la mia ragazza di quest'uomo che mi fa questa stessa cosa con tagli strappi, senza però fare il video intero, con un minuto di video praticamente, in cui ogni tot diceva un numero, quindi non è manco sicuro, dato che sono io che li ho contati effettivamente adesso, si sa quanti ne sono e io ho quest'idea che lui possa avermi copiato, per quanto Oh, di non potrò mai recente ho visto saperlo. quello sponsorizzato da M&M's, dove appunto ha la M&M's nel Cioè, pacchetto. io con questa roba in Italia, io veramente la cercai, non la trovai quando inizi a farla questa roba in Italia. È una Ma non lo faceva stronzata, cioè, nessuno, non lo faceva nel nessuno. senso non serve nessun tipo di abilità, bravura, non è top content, però cercai non lo faceva nessuno. Quindi lo feci anche per questo, per essere un po' il primo a fare. Dall'estero non lo so, perché sinceramente non ho cercato all'estero. Però in Italia cercai apposta e non c'era nessuno che lo facesse. Quindi vabbè, non so che... Sì, ma un giorno lo scoprirò magari. Io sostengo, io sono a tuo favore. Ma pure io sono a mio favore. Mi sembra una coincidenza un po' troppo. Cioè, capi? Che proprio in quel periodo. Ah. Ma tu lo sai che io le sto vendendo a 500 euro? Sei serio? Te lo giuro. Sto ricevendo una serie di commenti offensivi. Perché poi una cosa che non ho capito è. Qual è il problema del... Cioè, nel senso, se una persona vuole comprarsi un paio di scarpe a 500 euro, qual è il tuo problema? Cioè, a te che fastidio dà? Addirittura c'è gente che dice che sei uno stronzo se le vendi a questo prezzo, ma quello che mi domando è, se te si avvicina uno e ti fa, ti do 500 euro così, gratis, tu che fai? Dici no? Oppure te li prendi? Cioè, io me li prendo 500 euro per una cosa del genere. Li ho comprati a caso, cioè, io te lo dico... Io non conoscevo questa wave, questo meme, non sapevo sarebbero diventati di trend. Le comprai perché mi piacevano. E mi sono trovato con le scarpe della Lidl. A questo punto, perché approfittare? Cioè, mi compro una PlayStation 5 a quel prezzo. Giusto, mi sembra giusto. Se E trovi quindi il ci sto. folle che te li dà. Ma in realtà, guarda, nemmeno tanto folle, perché alla fine si tratta di fare collezioni. Cioè, questo è un pezzo unico attualmente. Non verranno più prodotte dopo quelle messe in commercio lunedì. Quindi perché no un collezionista? Cioè, tu pure sei collezionista, compriamo un sacco di stronzate che magari per molti non hanno senso. Eppure ci stanno singoli volumi di un manga che costano pure 1.000 euro. Dipende semplicemente da quello che fai. C'è cioè, chi è appassionato di Cosa sneakers. per me inammissibile quella dei volumi stampati in Italia con i prezzi assurdi. Vabbè, ma questo in realtà è... Poi è un tipo di mercato che poi dipende molto dalle persone che lo fanno, però... A me, sinceramente, non comprerei un paio di scarpe a 500 euro, ma le venderei un paio di scarpe a 500 euro. Ci sta, Non me lo creo il problema. E te l'appoggio. poi in più a me Tra piacciono, l'altro, cioè io ci hai personalmente. fatto anche un video sopra. Sì. Che tra l'altro è andato anche molto bene proprio perché c'è un trend assurdo.
A proposito, qual è stato il video più Compiù. visto? Sì, quello Allora, che è andato meglio tra quelli è un là video recenti, però. in cui leggo un libro finché non sono d'accordo e leggo una sola Ah, pagina. ok, che non ti può, di Non cui non si può dico il parlare. titolo del libro, però è il libro di un dittatore. E c'ha circa 15.000 visualizzazioni, che comunque avendo un canale con 1.600 iscritti, secondo me è buono. Sì, Però sì, in sì. generale sono contento perché ho visto proprio ultimamente, mi sono messo a vedere un po' la media dei video e c'è una buona, cioè per gli iscritti che ho secondo me una buona media, per quanto sono abbastanza ignorante, per Perché quanto... sono pochi, però tutti quanti si vedono il video. Sì, esatto, ho creato C'è un una piccola minutaggio. community fidelizzata, sono contento perché secondo me più importante è avere queste attualmente queste poche persone che sono davvero interessate, piuttosto che avere poi un botto di gente iscritta che però non apre un video perché magari si è iscritta o perché gliel'hai chiesto o perché ha avuto uno spam da qualcuno di grande o perché ti conosce e quindi ah, cioè, è uscito un video di Lio, vabbè, sta buono là. Invece c'è gente che io non conoscevo prima di YouTube che attualmente però mi commenta attivamente e mi segue con piacere. E questa è la cosa che più mi rende felice, aver creato una piccola community con cui a cui mandare i miei video, ecco. Ci sta. Che posso apprezzare pure Andiamo perché io avanti. faccio video molto brevi, quindi è difficile fidelizzare veramente. Ah, questo è il mio amico, questo è Vincenzo, il mio amico Nello Taver su YouTube. Vincenzo è un grande, cioè io personalmente lo conosco da più di 10 anni, 12 anni, giocavamo a Yu-Gi-Oh insieme cioè ha spaccato. Attualmente, secondo me, su YouTube Italia è una delle cose più improvvise, perché c'è un canale da 4-5 anni, ma ha fatto un boom nell'ultimo anno impressionante. Sì, E ma poi è ultimamente lo veramente. vedo anche spesso in molte live su Twitch. Sì, ma pure su Twitch. Lui su Twitch piano piano è passato da. Cioè, è passato da nessuno su YouTube a trovarsi in live su Twitch con Omiatol, con Panetti. Comunque con quella fascia di Twitch molto, molto grande. E ha fatto veramente. Per me ha spaccato. Cioè, personalmente io appoggio quello che fa. Mi diverte, mi piacciono le sue canzoni. Sono canzoni che io ascolto pure nel mio privato. Non è che si limita al singolo ascolto su YouTube per la visualizzazione. Quindi non. Spero. Io sinceramente spero che riesca ad arrivare pure oltre. Perché secondo me. C'è stato merita. Poi abbiamo fatto pure un paio di video insieme. In realtà abbiamo fatto il primo video insieme noi tantissimi anni fa, che ma non c'è più YouTube perché stava su quel canale mio bannato in cui mangiavamo gli Ok. spaghetti col ketchup. Disgustoso. Infatti, ogni volta che gli chiedo di fare un video insieme, mi dice una roba tipo: basta che non mangiamo gli spaghetti col ketchup e sono contento. Ah, ok, proprio gli è rimasto il Sì, trauma. mani avanti, è disgustoso, non se ne parla più. Ma tu sai che, vabbè, tu hai fatto il video, invece a me ricordo una pasquetta a casa di un'amica che preparò gli spaghetti e mise il ketchup sopra. Ma E io la perché? Cioè, nel guardai senso, malissimo. vi fece tipo un prank, uno scherzo epico finito male, oppure lei abitualmente usava... No, no, seria, vuole prank, seria. Io la guardai Madonna. malissimo. Ma veramente voi vivete così? Ecco, Ma cioè, vi capi? siete napoletani allora? Cioè, che Ma perché siete qua? come c'è cioè, tu in Italia vai al supermercato, c'hai tipo 20 passate di pomodoro di marche diverse che puoi utilizzare Ma e sì, di ma c'è che ketchup. già quello, capito, per una famiglia Cioè. napoletana è il degrado, cioè perché devi prendere i pomodori, devi Sì, bollire, cioè, devi fare però tu la cioè, tu nel passata. momento in cui sei al supermercato e c'è la possibilità di avere la passata piuttosto che il Il ketchup, ketchup perché? sopra. Madonna, Poi, io sì. capito, poi per aggiustarlo il parmigiano. Ma Era peggio ancora. meglio che me la facevi in bianco con l'olio. Ma veramente, una bella pasta al burro, nettamente meglio. Io feci uno scherzo a un mio amico, gli mi chiese un caffè, che mi mise il ketchup al posto dello zucchero. E gli piacque, cioè a lui piacque, e dissi, ma Addirittura. hai notato qualcosa di strano? No. Ah, ci ho messo il ketchup, ah, buono. Buono. Impassibile, talmente impassibile lui. Buono. Sta qua. Cosa
là. Facciamolo Ciccione. vedere, nella sua reale bellezza. No, non lo sveglio perché se lo sveglio è finita, cioè inizia a rompere i coglioni. Però sta dormendo. Credo sia vivo. Fa quasi 11 anni mo. Vabbè, Credo questo sì, è sicuramente è vivo. sicuramente vivo. Piccolino. È il Tanto nostro questa gatto foto l'ho adottato. scattata io. Questa è una foto che ho scattato Ah, quest'anno. veramente, è tua questa. Questa è del mio Incredibile. archivio. Sì, l'ho Incredibile, scattata che quest'estate. bello. Fantastico. Cioè, tu Sì, hai sì. un Fefi da qualche parte nella tua galleria. Sì. Anche la mia ragazza ha questa foto. Ci sono due Fefi sparsi per il mondo. Sì, è bellissimo. Poi è Sì, enorme. io. Ma è ciccionissimo. Cioè, ma Poi sai qual è il non si può bello? dimenticare, Domenico che lo guardò e disse: sembra piccolo, ma in realtà. Perché come ti dà lontano normalmente, poi più ti avvicini, più ti rendi conto che non è che lo rimpicciolisce, è ancora più grande. Un pazzo assassino comunque. Ultimamente, proprio da quando sta qua in campagna, esce, caga nelle piante, piscia nella terra e è super contento. Sta una favola, Quanti pensa, altri vedi animali hai a ultimamente. parte? No, io ho solo lui. Perché è molto geloso e molto egoista. Ci abbiamo provato per una volta a portare un gatto a casa, ma non è cosa. Cioè, impazzì proprio lui. Infatti, lo demmo poi a mia nonna quel gatto. Però c'è la mia ragazza che ha un cane e 5-6 gatti. Quindi, in realtà, dall'altro lato c'ho un casino di animali. È il cane che c'era al tuo È il compleanno, cane della mia praticamente. ragazza, era sì. Simpatico, simpatico. Sì, Neve, una simpatica. Sono 4 giorni che non la vedo per colpa della zona rossa. Chissà come sta, piccolina. Comunque, caro, siamo giunti all'ultima foto di questo percorso, che Va bene, chiaramente sarà il climax. va a richiamare ovviamente il titolo ed è un'immagine Vai, di Gohan del futuro con un senso. mamma mia. Ok, Io a in parte quello che questo. ti possa suscitare in genere l'immagine, ti faccio la domanda. Vai. Quale potrebbe essere il tuo senso, ovvero il tuo punto di ripristino, oppure qualcosa che faresti se potessi magari tornare indietro, sistemare qualcosa, oppure doneresti a qualcuno il tuo senso? Guarda, allora in realtà attualmente io sto vivendo un bel periodo della mia vita, cioè nel senso proprio per questo 2020, per quanto sia stato sotto tanti punti di vista una merda, ne parlavo proprio stamattina con mio fratello, manco a farlo apposta, sia per lui che in realtà anche per me, non è stato un brutto anno. Cioè nel senso io Stato non ho avuto prolifico. un brutto 2020 perché tra le varie cose ho aperto il canale YouTube, di cui io sono contentissimo, cioè per me attualmente comunque è una cosa molto importante perché è la cosa in cui credo e cui mi sto divertendo. Forse l'unico piccolo rimpianto l'avrei aperto 2 o 3 mesi prima, inizio pandemia, cioè se proprio devo dirti il piccolo rimpianto, però no, perché poi c'è con la mia ragazza mi trovo un amore, cioè lei mi supporta in quello che faccio, mi supporta nei video e quindi sto avendo appoggio, cioè, lei mi ha regalato per esempio questa luce che per lei sì. Magari è una luce e basta, per me è proprio un modo di dire supporto quello che stai facendo per farti migliorare. Quindi con la mia ragazza va tutto a posto. Con lo studio ho appena finito un corso di grafica 3D e in modo che dare l'anno prossimo l'esame e quindi sono contento perché ho concluso finalmente un percorso di studio nella mia vita, visto che ai tempi ho lasciato l'università e non ho finito quel percorso. Mio fratello pure mi supporta un casino in quello che faccio, anzi lo sto coinvolgendo ancora di più, perché il mio scopo è creare una piccola Livio Lur di quello del mio canale. Ci sta. Quindi no, se devo dirti ho dei rimpianti, proprio in questo momento no, magari se me lo chiedi fra 6 mesi o me lo chiedevi 6 mesi fa sarebbe stata diversa la risposta forse, però proprio oggi in questo ce l'ho il rimpianto. La PlayStation al day one dovevo prenotare, non ce l'ho fatta, non ci ho pensato, non la volevo. Dovevo Invece prenotare il adesso la PS. desideri. Invece adesso, col fatto che esce domani, ce l'ho qua che non mi arriverà. Però no, ti ripeto, è stato un bell'anno per me. Quindi non ho di che lamentarmi.
Ok, sono contento soprattutto di questa cosa. Vuol Eh, dire che avrai un senso in più da sfruttare sì, più avanti. esatto, avrà un senso da sfruttare quando YouTube bannerà questo canale. Dirò, cazzo, se solo non avessi fatto il video in cui uccido... Vabbè, non mi dissocio, non dico niente. Vabbè, detto Quindi ciò, boh. a questo punto recupererei il video che hai fatto oggi. Lo Vai, vai, guardiamo insieme, che sono dici? E poi curiosissimo della magari tua ci library action. salutiamo e ti congedo. Sono Allora, curiosissimo della tua reazione perché per me è il video più importante che ho fatto, cioè il più bello. ti giuro che non, di solito ci do sempre uno sguardo prima, stavolta non l'ho visto. Va bene, sei totalmente blind, perfetto. Sono blind, nature. Se riesco a capire come fare a condividere il video da YouTube, aspetta. Sì, Frank, domani ci saranno sia sul sito Unieuro, MediaWorld che Amazon. Sto come un dannato che voglio stare tutto il giorno davanti al computer a cercare di prenotarli. Di prenotarla. Almeno da una parte. Io sto puntando a prendere un PC nuovo per lavorare meglio, onestamente. No, io fortunatamente, proprio perché rientrava nel mio corso, cioè... Studiando grafica mi serviva un PC buono. L'anno scorso ho investito buona parte di 2 mesi di stipendio nel comprare un buon computer. E quindi sono riuscito a farmi questo PC. Purtroppo, però, dove sto adesso non ho connessione, quindi non posso fare tutto quello che vorrei fare, tipo streamare, eccetera. Però sono contento del computer perché è un ottimo computer per quello che faccio Guarda, io. tu vivi un problema comune che abbiamo la maggior parte di noi che viviamo da queste zone. La linea No, ma non ti dirò, merda. io fino a dove vivevo prima avevo la fibra e mi andavano i 60 mega perché comunque stavo al centro del paese. Attualmente, vabbè, sai dove sto? Sono proprio io, ragazzi, abito in campagna ora, che sono a Favolas, grazie a Dio, però la connessione purtroppo scarseggia, ma è un giusto prezzo da pagare per questa tranquillità. Perché mo sto veramente quieto, sto in mezzo ai cavalli, in mezzo alla natura, ho le rane che gracchiano, gli uccelli che cinguettano. Sono proprio un sono tipo Sei Biancaneve. Biancaneve, esatto. Senti, ma ci sono musiche nel video? Sì, ma non ci dovrebbe essere copyright, sono tutte quante free su YouTube. Sì, Ok. proprio perché anch'io ho questa paura che mi buttano giù i video dopo che li ho montati. Cerco tutta roba free da mettere sotto. Ho saputo che Twitch ha fatto dei cambiamenti sul copyright ultimamente, che palle. Non solo sull'audio, stanno diventando pesanti un po' su tutto. Tra l'altro mi facevano notare che giustamente tutta questa cosa è scoppiata soprattutto con l'avvento di tutti gli streamer che si sono spostati durante questo anno soprattutto. Ma E sì, anche perché... gli stessi addetti alle aziende prima non avevano proprio idea che su Twitch si facesse un abuso così smisurato di musica coperta di Ma non copyright. so Sono se svegliati dal Twitch. sonno e detto: ah, esiste un'altra piattaforma dove lucrano sulla Devo nostra rompere le spalla. palle, andiamo. Rompiamo le palle. Herman Lee, il chitarrista dei Dragonforce, che fa live su Twitch, è stato bannato perché suonava le sue canzoni. Madonna, ma che cosa Sulla live. folle! L'ho visto pure io sto fatto. Cioè, è il È suo una cosa folle. copyright, sono le sue canzoni e l'hanno bannato, ma stanno male. Cioè, Stanno tutto a malissimo. posto. Comunque, spero si veda e si senta anche soprattutto per gli altri. Vai. Io, per esempio, non lo sento. Ma io non lo vedo Non va nemmeno. bene. Io non lo vedo e non lo sento. Dai, puoi aprire Sta YouTube. laggando semplicemente. Ma sì. Dai, puoi aprire Aspetta, YouTube. aspetta, aspetta. Perché c'è. È andato avanti. L'audio non Sì, c'era. ho visto. Impazzito. Forse no, vabbè, la connessione, sai com'è. Forse devo abbassare ulteriormente la qualità. Mamma mia, sta tipo a 360. Tra l'altro qua tuo fratello sembra Tutubi. Non me lo dire, ti prego, io non ho molta simpatia per lui.
ma quasi. Però sì, è vero, un po' gli somiglia, dai, te lo concedo. Sì, questa è Un po' qua la sembra cruda, tutto comunque. più qua. Con questo look, ricorda un Mi po'. sì. Non lo guarderò più con gli Niente, stessi non fa. occhi. L'ho presa. Dove mi hai portato? Ti piace? Ma è bellissima. È Co tuo, è come si mio. chiama? Si chiama Donato. Dio, era solo un sogno, meno male. Ma che cazzo? Non è No! possibile. Sarà grande Cristian! tutto, dico in chat. Oh, ma che è successo? Ma che cazzo sei pure tu, cavallo? Grazie al cazzo che sono un cavallo, ma tu che è passato? Non perderti nella stagione di Boggia. Il BoJack Human Man. Uè, dicono in chat che lagga tutto. È geniale questa cosa. L'immagine. Anche cavallo è diventato monopolizzato dai cavalli. Sì, penso che Angelo non senta, ragazzi. No, vabbè, mi dissocio. È vero, vabbè, non mi sento, mi dissocio anch'io, ma non mi sente Angelo. Anzi, è fantastico perché siamo io e voi attualmente. Angelo non ci sente, non ci vede. Che è successo? No, hanno detto che lagga tutto in chat. Stanno parlando in chat. Stavo parlando io con te, ma è tutto bloccato. No, vabbè, stavo guardando il video, non stavo leggendo la chat. Ah, ok, no, perché dicevano che lagga tutto. Non si vedeva proprio. No, comunque per me questo è il mio masterpiece. Cioè, se dovessi dirti qual è il mio capolavoro, è questo, ti direi. È bellissimo, è troppo divertente. È un capolavoro. Sono Ecco, qua per esempio contentissimo. te lo giocherei io il senso. Te lo gioco io il senso sul video. Perché un video del genere ci vorrebbe l'attrezzatura come ce l'ha Cane Secco. Ma infatti quello che ti volevo, cioè quello che volevo dire è che normalmente io i video leggermente più complessi li faccio con un mio amico che fa il regista e si occupa un po' lui della appunto regia, della scenografia, del montaggio, insomma, una serie di cose se ne occupa lui. E attualmente dalla zona rossa ho avuto quest'idea e ho detto devo farcela per forza da solo. Quindi sono fiero perché sono riuscito a fare un lavoro che non sapevo fare, cioè mi ha richiesto Vabbè, tanto comunque è tempo a bello. montarlo La cosa, diciamo, la e cosa negativa a livello di qualità, nelle zone della stanza chiaramente si vede che manca sì, non l'università. ci sono luci, non c'è perché sinceramente non ho né mezzi né saprei farlo, cioè farei ancora più casino probabilmente. Però il fatto Sì. di averlo fatto da solo mi fa piacere perché sono riuscito veramente a buttare fuori l'idea che avevo in testa. Ed è venuta fuori una cosa bella, secondo me. Mi dispiace poi, ecco, che queste cose arrivino a poche persone, ma non perché voglio fare i numeri, perché voglio fare soldi, semplicemente perché penso che sia roba che merita. E quindi vorrei arrivasse a più Viene anche persone. a me questa cosa di quando ti impegni su un video vorresti che molte più persone lo vedano, ma non perché, ecco, proprio un Sì, discorso mi perché sono impegnato così tanto e lo guardano 20 bravo. persone. Ma è il motivo per il quale inizialmente facevo solo video super stupidi e poco impegnativi, perché fare un video che ti richiede 2-3 ore di lavoro, che non sono tantissime, però se tu non lo fai per professione, ma lo fai per cazzeggio, comunque 2-3 ore del tuo tempo, che poi lo vedono 7-8 persone, tra cui praticamente i tuoi amici e i tuoi parenti, è brutto. Almeno arrivare a qualcuno che non ti conosca direttamente e che possa godersi appieno la tua
la tua idea è quello che volevo. Quindi spero che un giorno, se il canale crescerà, anche questi primi video vengano rivisti, perché comunque sono video in cui io ci ho messo un sacco di passione, un sacco di voglia di fare, un sacco di voglia di imparare, perché io stamattina stavo su YouTube su un tutorial come fare questo tipo di effetto su Vegas. Bello, dopo me lo riguardo senza il lag, perché pure comunque pure l'ho visto. Fammi sapere poi il parere definitivo senza lag, perché sono curioso. Per esempio la cosa di Bojack, non sono riuscito a leggerla bene perché stava laggando. Poi tu mi hai corretto, non c'è scritto Bojack Human. Human Man. Non significa niente. E poi anche per esempio quando inquadro il mio canale YouTube, lateralmente ho tre iscritti che compaiono sulla per primi, sia Yotobi che Lundini, che hanno entrambi una propic da persona. E quindi io per sicurezza ci ho azzeccato anche la mia testa da cavallo, così nel caso qualcuno più puntiglioso andasse a dirmi ma Yotobi e Lundini no, sono pure loro, sono tutti cavalli, tutto quello che può essere cavallato l'ho cavallato. Ma aspetta, devo recuperarlo il link, così lo metto in chat, così chi non è riuscito a vederselo come si deve, se lo recupera. Ragazzi, io ho fatto per spammarvi pure, per spammarmi, iscrivetevi, che porto... Certo, vabbè, ma io ti ho già spammato diverse volte. Lo so, lo so. Spero che anche la live di oggi sia servita in qualche modo. Vabbè, ma sinceramente io non sono venuto per divertirmi, per farmi due chiacchiere, un po' pure perché non ci sentivamo nella vita per colpa di sta situazione. Che poi manca a farla apposta. Effettivamente non ci sentiamo dal tuo compleanno. Sì, perché poi manco il tempo di fare la festa, eccetera. Piano piano hanno chiuso tutto, prima i comuni, poi le città, siamo sigillati, quindi... Bordelli, è tutto così complicato. Infatti sicuramente quando ci libereranno un po' vorrei riorganizzare una mangiata, qualcosa, sono proprio quelle cose intime, da non da Twitch forse, però farci un pranzo come ai vecchi tempi, ecco, se prima o poi ci concedono la fortuna di riaprirci. Speriamo presto, che sta diventando sempre più stressante la cosa. Ma sì, ma tu conta che praticamente io abito attaccato, cioè io sono più vicino. Comunque, ragazzi, ho condiviso il link in chat, non so se penso sia cliccabile perché l'ho condiviso io, però nel caso lo vogliate digitare tasto per tasto, c'è anche scritto qua in evidenza. Non hai diritti per pubblicarlo tu. Non sono VIP. Vabbè, allora io direi che è giunta anche l'ora di salutarci. È stato un piacere, è stato veramente io ti piacere. Ringrazio Livio di questo di essere stato vittima del mio esperimento. Mi sono divertito un sacco, cioè sinceramente se dovessero dirmi consigli di andare ospite dal futuro, sì, cioè me lo consiglio. mi fa piacere, sono contento, anche perché comunque non è un'intervista con classiche domande, ci significa comunque conoscere l'ospite, perché ho comunque scelto delle scene, delle immagini che andavano a stuzzicare. Sì, esatto. Anziché fare la domanda a parole, più che quindi va comunque a essere mirata, l'immagine ti fa spaziare. Assolutamente. Sì. È come giocare a Dixit. Non ci ho mai giocato, però lo conosco. Ah, ok. Allora te lo consiglio, appena si potrà giocare con la gente, consiglio di fare una bella partita a Dixit. Allora, siete ancora gialla, ma a Dixit ci potete giocare. Ospite, vale. Piacere di avere avuto ospite. Grande Eros. Ragazzi, spero anche voi vi siate divertiti con questo format e soprattutto con la compagnia di Livio. Niente domanda del parcheggio, ma penso, a parte che ormai la domanda del parcheggio me è morto, però penso che lui sappia la domanda del parcheggio. Ma lo sai, in realtà è un meme che mi manca, non te lo nascondo. Cioè, nel senso, leggo sentito spesso... però. Sì, sentito. Ma non ho idea da dove venga. Cioè, leggo spesso l'uomo del parcheggio, la domanda del parcheggio, okay. Non so quale sia. Allora, come... benché sia un meme morto, e onestamente, non so, c'è... Vabbè, te lo faccio. Per un fatto di curiosità scientifica. Ti spiego anche da dove è partito. Allora, è partito da Saidonia.
Ah, ok, tipo prendendo Sidonia l'archetta, pensavo Dario. Sidonia ha fatto questa domanda in live da Dario, e quindi poi da Dario ha cominciato a farlo praticamente a qualsiasi ospite che arrivava, almeno a 2 o 3 maratone fa, cioè, per questo ormai mi è morto. Solo io dico quali meme siano morti. E no, fra, è mortissimo. Ma io non ho capito. Va bene, Corax. Niente, la domanda sostanzialmente. L'uomo del parcheggio è questo tizio che Ho paura. ti segue, mentre tu stai in questo parcheggio di magari un supermercato, stai posando la tua bella spesa. Improvvisamente si accosta questo tizio che tira fuori il ferro e anche l'altro ferro, tira fuori entrambi sostanzialmente, e puntandoti il ferro ti chiede: scegli bocca o culo o morte. Allora, il mio primo istinto direbbe boh, cioè Te l'ho morte no, fatta io però sintetizzata perché distacco la morte a priori perché non voglio morire. Cioè, la Ok, morte. questa è la cosa più sincera che potevi dire. Chi dice preferisco morire è un cretino. Significa che non ha E mai provato il la paura di morire. brivido di morire. Non è mai stato in un parcheggio a Napoli. Bravo, La sa di paura, un parcheggio il a Napoli. terrore. No, Ok, allora, ci se devo dirti, dissociamo. il mio primo pensiero andrebbe a bocca. Però, cioè, se questo mi affa rapina e sta tutto lercio, sudato, non lo so. Cioè, non vorrei poi deluderlo e quindi portarmi alla morte. Quindi Qua probabilmente... scattato anche un fatto di autostima, vuoi anche No, soddisfarlo. ti spiego, cioè, tu stai là, ok? Un po' disgustato, e magari a lui non piace e ti spara in testa. Cioè, tu non sai che c'ha in testa quest'uomo, quindi potrebbe essere pericoloso. Ergo, probabilmente la scelta più logica e migliore per sopravvivere, se ti fidi delle sue parole, è il culo, quindi direi culo. Io ho scelto culo per diversi motivi. Intanto perché la cosa di doverglielo ciucciare è una cosa Ti che ti coinvolge prima rompe persona. dentro, cioè ti rompe l'anima, non solo una cosa fisica, ti distrugge. Mentre invece il culo potresti non piacere tu a lui. E quindi Bravo, non io tra avere una l'altro giusta erezione, capito? ho un brutto culo, cioè io non mi reputo. Ah sì, brutto, peloso, è un Cioè, culo da uomo. Cioè lui capito? deve avere dei problemi per avercelo duro, Bravo, mentre cioè tu l'hai. se poi gli piace mi dà pure una botta d'autostima. Esatto, poi Ah, insomma vabbè, però la glielo stimolazione consento. anale comunque fa piacere in realtà. Se non vi siete mai Cioè, buttati un dito in culo, non avete io vissuto mo sto abbastanza. giocando a Spider-Man Miles Morales. Si butta i diti in culo. No, non lo so. Però lui, devo dire che con la tutina, cioè, è molto tic. Cioè, se uno andasse da Spider-Man e dicesse te lo butto nel culo, lo capirei. Lo capirei. Perché comunque, devo dire, cioè, lui comunque... Con la voce di Gian Andrea, Lo tra l'altro. sto giocando in inglese perché avendo la connessione debole ci ho messo 3 giorni a scaricare la patch e quindi non avevo la voce italiano. Benissimo. Adesso ogni tanto invece, visto che c'è qualche piccolo bug, mentre c'è la voce in inglese parte un "Ah, questo è per te!" e poi "You cannot stop me!" e poi dopo per te Bellissimo. alla fine un po' tutto È mischiato. la tua missione fantastica così. Compare un Gian Andrea a caso, compare ogni tanto. Quindi, vabbè, sì, ragazzi, l'uomo del parcheggio me lo farei mettere nel culo. Questa è la mia sentenza finale. Applausi. La live rimane, tra l'altro. Questa rimane veramente. Ah, sono Vabbè, contento che allora rimane. dopo che ti abbiamo anche inculato con il parcheggiatore, ti saluto e ti ringrazio. Saluto pure voi, ragazzi. Angelo, io spero di poter tornare, cioè, nel senso, in futuro sarà tornare tranquillamente. Ha fatto piacere, quindi qualsiasi Ma sì, volta. allora, come ho già detto all'inizio della live, Hospitail sarà pure un pretesto per ritornare a fare le talk a night, dove sono live, dove chiacchieriamo e basta. Ecco, una Quindi bella chiacchierata è sempre la porta è piacere, sempre una bella aperta. chiacchierata.
In futuro dal futuro, esatto. Il futuro dal futuro, veramente. Se ti vuoi spammare anche l'Instagram. Ma vabbè ragazzi, il nick è quello che vedete scritto qui, Spawn. Se volete seguirmi, seguitemi. Lo uso Instagram, però non è che sia chissà che grande Instagrammer, sto imparando. Tutto vabbè, proprio, però serve. Io lo uso sostanzialmente anche per avvisare di come vanno. Sì, esatto, per avvisare, poi ogni tanto magari faccio, sai, qualcosa, tipo fatemi qualche domanda, stronzate, per prendere un po' di tempo e per conoscere un po'... il mio pubblico. A me piace conoscere le persone che mi seguono, almeno attualmente che sono poche e posso farlo. Mi piace capire che tipo di persone mi seguono e che tipo di persone piace quello che faccio. Quindi lo uso pure per questo, per capire un po' il mio pubblico. Chiama Scarcello Riccardo per crescere su Instagram. Non so chi siano. Beh, una parentesi che dovresti recuperarti, secondo me. Vabbè, posso chiamare Antonio per famoso per essere stato punzecchiato dal Cerbero, Scarcella invece dalle Iene. Ok. Ciao, era erotico. Ti sei messo una bella live. Oggi è stato il primo episodio di Hospital con il senso della vita. Abbiamo fatto proprio una live dove il carissimo Livio, qui ospite, è stato sottoposto a una serie di immagini e in base alle immagini ha dato delle risposte. Un po' come il senso della vita. Comunque, sì, sostanzialmente... La conclusione. Non abbiamo inventato nulla, anzi abbiamo anche plagiato un po' il nome. Comunque... io a questo punto vi saluto anch'io, ragazzi, ringrazio tutti quanti, ringrazio ancora Livio. Grazie a voi. Non mi vengono più le parole. Ci vediamo stasera. Allora, quindi ci vediamo stasera in live da Michele Mari nel Salotto del Fumetto. Ci saranno anche Volpescu, Caverna di Platone, Kirio. Livio, se vuoi fare un salto stasera da Michele Mari, sicuramente chiacchieremo. No, perché il salone del fumetto penso sia la cosa meno adatta a me in questo momento. Vabbè, tu magari senti, guardi, capisci. Butto l'occhio, se compaio è lì. Canale e Twitch. Super Volpescu verrei. Tu non hai ancora un canale Twitch, vero Livio? Ce l'ho, ma non lo uso perché non ce la faccio qua, quindi è ancora una cosa... Forse verranno a mettermi la connessione buona fra un paio di settimane, e se mi mettessero una buona connessione io farò sicuramente Twitch per cazzeggiare, cioè voglio fare cose tipo contare fino a un tot in live, dire 100.000 volte una cosa, voglio fare cose strane su Twitch. Se arriverò ad avere la connessione, se non ce l'avrò. Capiamo. Poi magari ti do anche qualche consiglio su come potresti approcciarti. Sì, magari volentieri. Con quelle cose che vuoi fare tu. Ah, il canale di stasera, Michele Mari, 86. Vabbè, trovate... Frank, lo trovi comunque... Lo dico anche per gli altri, lo trovate nelle mie storie di Instagram. Per quanto riguarda invece questo canale, noi ci vediamo domani con invece l'appuntamento a giovedì gnocchi, domani sei giovedì gnocchi, però chiaramente poiché domani esce anche la batch di Heroes, faremo una prima parte di live dove pulliamo e poi ci sarà una parte di live dove facciamo un po' di just chatting insieme e vedremo una puntata random del Takeshi Castle. Bellissimo. Sì, no, domani proprio divertimento allo stato puro. Quindi, giovedì gnocchi Heroes, esatto, che domani escono i vinci di Heroes. Sì, immaginavo. Bello, bello, bello. Vabbè, ragazzi, io vi ringrazio tutti. Vocal break sul finale, ci sta sempre. Un bacione a Livio. Ciao, ragazzi. Ma è l'altro lato. E ci vediamo stasera nel Salotto del Fumetto. Facciamo uscire prima lui, ragazzi, ancora una volta vi voglio bene, grazie a tutti di essere rimasti fino a qui, ci vediamo stasera e poi domani per Heroes. Buona serata.